A 500 anni dalla morte dello stampatore umanista Aldo Manuzio, il Consiglio regionale ha presentato la ristampa anastatica della Icnerotomachia Polifili, una delle più celebri edizioni aldine e testo di riferimento del Rinascimento italiano. Una copia dell'opera, edita nel 1499, è conservata presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Qual è la rilevanza di iniziative di questo genere? Sì, oggi presentiamo la ristampa anastatica di uno dei capolavori della tipografia di tutti i tempi, il Polifilo di Aldo Manuzio, proprio il giorno in cui cade l'anniversario dei 500 anni della morte. Un'iniziativa molto importante che riprende la bibliofilia che da sempre ha caratterizzato le raccolte bibliotecarie del nostro Piemonte, in particolare a cominciare da quella della Casa di Savoia. E la riproduzione di questo capolavoro infatti fa riferimento a un esemplare che era presente nelle raccolte di Carlo Emanuele. Come mai è così ricercato e pregiato il Polifilo? Allora, il Polifilo è ricercatissimo e ha avuto molta fortuna attraverso la tradizione letteraria e artistica, dai primi studi settecenteschi di Apostolo Zeno fino agli studi più recenti, soprattutto per l'apparato iconografico che è ricco di ben 170 xilografie rappresentanti scene e decorazioni che rappresentano il capolavoro della xilografia veneziana, ed è anche per questo che il Polifilo è stato considerato uno dei più bei libri al mondo, almeno per il 400.